Alcune settimane fa mi è stata fatta una domanda molto particolare sul mio profilo Instagram. Me la sono scritta perché appunto in questo video voglio rispondere. Secondo te esistono ancora quelle ragazze che magari dal punto di vista fisico non sono niente di che, ma hanno una grande personalità, hanno obiettivi nella vita e non si mettono in mostra? Hai un consiglio su come trovarle? Ecco, è una domanda super super particolare. Ricevo a decine di domande ogni giorno, ma questa mi ha colpito particolarmente. Innanzitutto rispondo alla prima domanda: è possibile trovarle? Certo che sì, in realtà è la seconda domanda. È possibile trovarle? In questo video te lo spiego. Siamo in una società dove per farsi vedere e per emergere bisogna per forza mettersi in mostra. Tantissimi ragazzi che guarderanno questo video saranno adolescenti, ma alcuni cose faranno molta difficoltà a capirle, ma mettetevi calmi e state tranquilli. Dovete sapere che la bellezza sopra una certa età svanisce, perde di importanza, e se tu nella tua relazione punti tutto sulla bellezza, dopo alcuni anni ti stancherai, e questa è una cosa certa. Le cose belle, importanti, che nel tempo non passeranno mai, sono i desideri, la personalità e il modo di porsi. Credo sia una cosa fondamentale da capire. E ovviamente ora ti chiederai: come posso trovare e capire se esistono questa tipologia di persone, questa tipologia di ragazze? Fermati un attimo, sicuramente esistono, stai qua con me che te lo spiego. Essere uguale al resto della società è un qualcosa di noioso. Essere belli, apparire simili al canone della società che ci ha imposto fin da piccoli, è un qualcosa che non piace a tutti, effettivamente. È un qualcosa di banale. Moltissimi puntano a voler essere, in tanti si ammalano anche per voler essere simili al canone della società, ma in tanti casi annoia, e annoia l'uomo. Cari ragazzi, dicevo a voi, se vuoi trovare una ragazza che rispecchia ideali, io ti consiglio di cambiare i posti dove stai cercando questa ragazza o queste ragazze. Ad esempio, se vai sempre in discoteca, ma sei uno che effettivamente non ti piace e non ti piacerà mai, una che si vuol far vedere, si vuole mettere in mostra, pochi obiettivi, cambia posto, cerca una location diversa. Per esempio, se ti piacciono i manga, i libri di manga eccetera, vai in una libreria a cercarti la ragazza, inizia a parlare con tutte le persone che effettivamente sono in libreria. Se sei una persona appassionata ai fumetti, cerca la tua ragazza in un posto che effettivamente puoi trovare questa tipologia di persone. Di certo non la trovi in discoteca. Quando parli con una qualsiasi ragazza e puoi provare effettivamente sulla tua pelle di qui in avanti, metti in risalto quello che a te piace, parla di quello che a te piace. Se dall'altra parte vedi un riscontro negativo, effettivamente puoi benissimo lasciar stare, perché se a me piacciono i fumetti, io tutta la sera parlerei di fumetti effettivamente. E dall'altra parte trovo una ragazza che di fumetti non gliene frega un cazzo, ma vuole solamente parlare di trucchi di discoteca, di serate, di come spendere soldi eccetera, io non sono la persona adatta. Uguale vale per me, ragazzi. Io sono uno che parla sempre solo e soltanto di business. Io, se mi approccio ad una ragazza, parlerò di business. Cosa fai nella vita? Faccio business, sono un imprenditore. Se una non sta al pezzo, se una non mi sta dietro, non mi coinvolge, non, o meglio, me ne fotto, no? Ne trovo un'altra, effettivamente, scusatemi il termine. Quindi quando ti approcci, cerca sempre di far notare ciò che a te piace e non guardare l'aspetto fisico, non è importante. Se noti che le ragazze che segue la massa, che è una di quelle che gli piace i trucchi, le cosine di qui di là, lascia stare, ce ne sono tante altre. Può essere bella, sì, ma come ti ho già detto, la bellezza non conta. I suoi valori, i suoi interessi, le sue cose verranno fuori nel corso del tempo e poi ti daranno noia, ci rimarrai più male che altro. Ovviamente ci tengo sempre a ricordare che non bisogna vivere solamente di obiettivi, ma quello che conta davvero è realizzarli, realizzare i tuoi obiettivi. Non si può andare avanti con i se, con i ma, e ma io vorrei, che cazzo se ne frega. Quello che conta è fare, passare all'azione. Se una ragazza non esce, sta in casa, è focussata verso ciò che vuole, magari dà priorità ai suoi obiettivi, si impegna su quello ed è la ragazza giusta per te, perché fa il caso tuo. Ti assicuro che dopo che avrai scambiato conversazioni con tante ragazze diverse, potrai capire qual è giusta
per te, senza guardare il lato estetico, ovviamente, lasciatelo sempre da parte, guardate il lato interno della mente. Se quando parlate con una ragazza e vi lascia a bocca aperta per ciò che dice, probabilmente è meglio di una che vi lascia a bocca aperta per com'è. Se poi la trovate con tutte e due le capacità, meglio, meglio per voi. Quindi ragazzi, io spero comunque di avervi un attimo chiarito le idee. Non andate sempre alla ricerca del lato estetico, guardate piuttosto la mente, che poi nel lungo termine è molto più importante. Io comunque alcune ragazze ce le ho avute nel corso degli anni passati, comunque ho 23 anni, quindi le mie esperienze le ho fatte e in giro effettivamente ci sono di tutti i tipi, non ci sono solamente quelle da discoteca, come non ci sono solamente quelle focussate verso i propri obiettivi effettivamente. Quindi mettetevi a tavolino, guardate un attimo quali sono i vostri hobby eccetera, e dal momento che uscite con una ragazza nuova o dal momento che trovate una nuova amica, coinvolgetela in quello che fate. Non dovete fare per forza i fenomeni, per forza coloro che conquistano la ragazza. Effettivamente nell'arco della vita non te ne deve fregare cazzo di questa cosa. Ma io sono andato con, io no, chi se ne frega, queste le cose importanti nella vita? Assolutamente no, è avere una relazione sana con una persona che ci stai bene effettivamente, con una persona che ti appaga, che ti mette alla prova, e così ovviamente deve essere fatto anche da parte tua. Quindi spero comunque di avervi chiarito un attimo le idee. State sempre alla ricerca, dal momento che trovate quella giusta curate la relazione. Io ovviamente come sempre vi auguro una buona giornata. Per chi non mi conosce, ci sono altri video sotto a questo miei consigliati, quindi vi consiglio di guardarveli, e buona giornata, ciao ciao, al prossimo video.